Lo stabilimento di Atessa è stato inaugurato nel 1981 dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e dall'avvocato Giovanni Agnelli. Attraverso questi 42 anni di storia sono stati prodotti in questo stabilimento più di 7 milioni e 300 mila veicoli, brandizzati come Fiat Professional, Peugeot, Citroën, Opel e Vauxhall. Attualmente la produzione giornaliera è di circa 1200 veicoli, del quale l'85% viene esportato in tutto il mondo. In questo stabilimento oggi lavorano circa 5.000 persone, che sono veramente il fulcro dello stabilimento. Sono in grado di produrre questo veicolo portando la qualità ai più alti livelli europei. Il processo produttivo si divide in tre fasi: lastratura, verniciatura e montaggio. La lastratura è sicuramente quella più capital intensive. Le lamiere vengono cioè assemblate tra di loro attraverso un processo automatico, dove comunque la parte umana resta fondamentale. Si passa quindi alla verniciatura, dove le lamiere ormai assemblate in scocca vengono verniciate, per poi andare al montaggio, dove l'uomo è il centro del processo e fa sì che venga realizzato questo prodotto. Lo stabilimento di Atessa è quindi il fiore all'occhiello del territorio ed è sicuramente la realtà produttiva più importante della regione Abruzzo.